Ok, allora, domanda 1. No, dovremmo salutare o no? Giusto, oh cazzo. Non cominciamo, perché devi dire oh cazzo? Facciamo un saluto base. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah, quindi sei a posto? Buona la prima. Allora, la prima serie che ho seguito è stata Beautiful. Mi ero impegnata. La prima serie che ho seguito è stata Beautiful. Non è stata volontaria, nel senso che quando tornavo a casa dalle elementari, mentre mangiavo, mia mamma e mia nonna guardavano Beautiful e quindi ero costretta a guardarlo. Altre serie TV che ricordo, sempre quando ero piccola, erano Xena, Hercules, poi vabbè, il mitico Walker, Texas Ranger. Che qua siamo. Ormai il too must. La tua prima serie TV che hai seguito? Beh, Streghe, che è stato la prima serie che ho amato in assoluto. Poi anche Sabrina, ovviamente Xena, la fantastica eroina, Hercules, Walker ovviamente. Xena! Cosa ho detto? Potevi vedere Xena, veramente. Xena, la fantastica eroina. E beh, io ho seguito Streghe, è stato il primo telefilm che ho davvero amato. E poi anche io Xena e Hercules, come lei. E ovviamente... come lei, no, perché chi sono io? Nessuno. E ovviamente Walker Texas Ranger. Scioccata. Beh, serie animata, beh, preferita non ne ho una proprio preferita, però mi ricordo che guardavo tipo La Tata e Baywatch. Ricordi molto con tanti. Insomma. Poi vabbè, sempre Xena. Ricordi adesso molto ai tanti. Tanti chi? Beh, per me invece parliamo di Buffy, ovviamente, e di nuovo Streghe, Xena, Hercules, qualche Texas Ranger, e Baywatch, con gli aitanti nuotatori. Tanti nuotatori. E basta. Non ne ho una preferita, però se devo proprio catalogarle, ce ne sono tre che mi piacciono un sacco, che sono Reign, Game of Thrones e... Io invece ne ho addirittura 6. È la vita della tua spesa. Selezione molto ardua. Ho smesso di contare, ne ho 5. Yes. È tardi, abbiate pietà. Allora, ovviamente Arrow, che è... Arrow, si può dire altro. Poi Game of Thrones, perché... Game of Thrones. Game of Thrones si giudica da solo. Quindi non c'è un perché. Il titolo. Guardatelo e poi ci sentiamo. E ovviamente Grimm, io amo l'attore protagonista. E Fanny Skies, che mi sono innamorata qualche stagione fa, e qualche anno fa, qualche estate fa, volevo dire. Ok. E invece è tutta una stagione. E spero che esca la quarta o quinta stagione, non ricordo più. Yes. Sì, e Elementary, che è finito 2 giorni fa. Bellissimo. Serie preferite in corso? The 100. Basta, non ci sono perché. Per me quelle in corso potremmo sono finite così tutte. Non è quella decina in corso. No, quindi in corso direi di Newsmates. Sì, ok. Allora, il mio ideatore preferito è Jason Rottenberg, che ha ideato appunto The 100, perché trovo tutto quanto, ambientazioni, trama, eccetera, molto suggestivo e mi piace molto, coinvolgente proprio. Per me è Once Upon a Time, perché è una serie veramente super fantasiosa, con queste idee delle trame intrecciate, tutti i personaggi delle fiabe, veramente incredibile. Molto bello, sì. Quindi un colpo di genio per i due ideatori. Odio Julie Black. Sapete chi è? Quella che ha fatto Vampire Diaries. E qui ho detto tutto. Il suo odio per Demon Salvatore è palpabile proprio. Io amo Demon Salvatore, lei lo odia, io la odio. Ragionamento che non fa una piega, direi. Gli ci credo. Esatto. E per me invece sono... Beh, allora, uno che è Paul Shearing, che ha fatto Prison Break,
per come ho fatto concludere la saga, perché mi aiuto a strapparmi il cuore e buttare tutto il cavo che costava qua. E poi gli ideatori, che sono più di uno, sono quattro, iniziano tutti e quattro con la J, di Merlin, sempre perché il finale dell'ultima stagione è stato traumatico. Traumatico. Si divertono a farci soffrire. Sì, quindi loro cinque. Allora, le ship, ok, yes. Io e Demo, mi shippo da sola. E vabbè, tornando serie, Demone e Elena, Bash e Mary, e infine Clark e Bellamy. Sono soltanto due, di cui, beh, una è Melissa and Joy, di Melissa and Joy, quindi wow, fantasia, che sono fantastici, anche se sono arrivata solo alla seconda stagione e non sono ancora messi insieme, quindi non lo so, spero di stare insieme, però non lo so, è una spoiler questo. Non lo so. E poi, ovviamente, che sono Sam e Dean di Supernatural, sono una coppia gay, sono due fratelli, no scherzavo, però sono the best. Allora, ho stilato una lista molto lunga di nomi, però ho dovuto depennarne qualcuno, che è qua, giusto un paio. Cotte vergognose, la lista. No, la lista mia è tutta depennata. Abbiamo gli appunti, questa è la vediamo così, le cito nomi. Allora, ho una cotta vergognosa per Demon Salvatore, che fa, vabbè, The Vampire Diaries, Bellamy, protagonista di The Hundred, poi Bash di Rain, e yes, poi infine c'è Tyrion di Game of Thrones. Caro. Lo amo, mi dispiace, quindi non poteva che entrare in questa lista. Esatto. Allora, io coppia vergognosa, nel senso che, oh mio Dio, avevo vergogna. Coppia. Yes! Il mio aitante uomo vergognoso, sono tre, quindi i miei aitanti uomo vergognoso sono tre. E abbiamo prima di tutto Snow, di Game of Thrones. Intanto, alzo la mano, non è aitante uomo vergognoso, è una cotta vergognosa per un aitante uomo, quindi tu hai... No, mi veniva cotta e ho detto aitante uomo. E quindi lei ha... Tre cotte vergognose per tre ai tanti uomini. Che sono Jon Snow di Game of Thrones, e poi Tyrion di Game of Thrones, sempre come lei, e poi il mitico, il solo, il grandissimo Aiden di Revenge. Accento britannico super. Quindi lei praticamente ama l'accento britannico, non ama la persona. Abbiamo già risolto. No, beh, ti porta a buttare via Aiden, cacchio. Momento di silenzio per la nostra depressione interiore. No, a parte gli scherzi, ho due finali che mi hanno devastata. Quello di Starcrossed, che, apro una parentesi, visto che sapevamo tutti da un pezzo che non era stata rinnovata la stagione, potevano almeno finire decentemente senza combinare tutto quel casino, quindi lasciarci un po' così. Un'altra serie che è finita, che sono rimasta scioccata, è stata quella di Game of Thrones della terza stagione, l'ultima puntata. Praticamente in... 30 secondi. 5 minuti, neanche 3 minuti, ha devastato mezzo mondo. 3 stagioni? Sì. E ho finito la serie che ero tipo... What? Per il resto sono scioccata per, come per il serial creator di prima, per Prison Break, perché non si può finire un telefilm così. E ovviamente Merlin. Fa piacere? Non spoiler. Ma non devi spoilerare! Spoilerando a me, ma l'ha capito anche Gino. Gino, hai capito? Taccia così, hai capito. Il miglior finale di stagione. Il miglior finale, credo che siamo d'accordo all'unanimità, è Once Upon a Time. Stavo ripetendo. Volevo dire una aperta parentesi, una cosa che ho amato, che è finale di episodio, ecco, di Game of Thrones, quarta stagione, episodio 2, non rimette niente. Oh, sì. Eccola, lampadina. Esatto. Porca miseria, il miglior finale di episodio. Il miglior finale di tutti i tempi. Chi non ha saputo fermarsi? Beautiful. Scusate, ma veramente, cioè, sono 20 anni che vivo con queste tipe, cioè, ormai non sono più con chi far andare il brook. Chi ha visto Beautiful ormai lo sa, è andato con tutti. O stanno facendo entrare i personaggi a nastro per farli passare un po' a turno. Svergognata.
Per fortuna si sono fermati ai parenti e non cominciato con l'incesto, perché sennò secondo me, se non era illegale, facevano pure quello. Ma... comunque un'altra serie che, a parte gli scherzi, dovrebbe fermarsi è The Vampire Diaries. O almeno adesso ne è regolata, perché mi piaceva un sacco, ma adesso non sanno più cosa inventarsi, nel senso che sono cose al limite dell'assurdo. Non posso dire, perché ovviamente chi non ha guardato potrebbe ricevere un mega... mazzata. Esatto, però veramente, cioè... dove stiamo andando a parare? Non lo so. A casa tua. Cioè, se lo facessi io il copione lo farei meglio, perché veramente certe cose sono al limite dell'assurdo. Sì, ormai è stancato, cioè... Parliamo di andi e rivieni e andi e rivieni. Chissà cosa vuol dire. Nel nostro mondo, rivieni. Se andi non rivieni, quindi proprio... cioè, una volta ci sta, può succedere il miracolo. È un fantasy, quindi ci sta. Però... siamo ping pong ragazzi qua, nastro proprio, quindi direi proprio di no, di darsi un po' un limite. Sì, si è parlato di nona, però io veramente, dopo aver visto questa stagione, mi domando che cavolo fanno per altri 4 anni. Fanno un altro anni, rivieni e vai, fanno le gite fuori porta, le gite fuori other side. Comunque ok. Basta questi due per sì, io sono The Vampire Diaries come lei, quindi ok. Sì, beh, Beautiful non l'ho visto, però concordo anche con quello, perché cazzo, non lo guardano tutti quanto lo stesso. Sì. Due piante a Mickey Schumacher! Aspetta che c'è il cambio. Ne ho tre. The 100, sconvolta, bellissimo. Revenge, pure quello. E Game of Thrones. Io ero titubante un po', perché non sapevo, magari il classico fantasy, quindi, però veramente mi ha detto vabbè, lo guardo, tanto non mi costa niente, sono 40 minuti, anzi no, un'ora. Sì, è vero. Bello. Peccato che ci siano solo 10 stagioni. Cara, 10 episodi per stagione. Peccato che ci siano solo 10 episodi per stagione, perché è veramente, merita veramente. Per quanto riguarda me invece Revenge... che tanto abbiamo visto insieme al telefono. E invece di quest'anno, di questa stagione, beh ormai dell'anno scorso, perché stagione autunnale dell'anno scorso, The Millers, che è una commedia che fa sbrigare da ridere. Cioè che volta le lacrime agli occhi per ridere. Sì, io quindi, guardo quello, The Millers. Lei guarda molto più telefilm di me. Stupendo. Io ho ristretto un po' il campo, se no faccio più niente nella mia vita. Perché non faccio niente nella mia vita. Crossed. Veramente sono rimasta malissimo, deprimente, basta un po' di più. Beh. Allora io direi che una cosa che ho scoperto di recente, Revolution, cioè dopo due stagioni mi cancellano Revolution, stiamo scherzando? Ok, era andato un pochino giù l'ultima stagione perché era un pochino più noioso rispetto alla prima, che era, però comunque non puoi cancellarmelo. Poi The Tomorrow People, e che questa è una scoperta recente, soprattutto perché ho scoperto che il protagonista è il cugino di Stephen Amell, che è il protagonista di Arrow, quindi ecco. Sono, ero super emozionata e mi cancellano The Tomorrow People. What? Poi Lie to Me, che l'ho fatto parecchia stagione, la guardavo ancora tantissimi anni fa, quindi è una cosa vecchia, però sono rimasta male che non abbiano finito, o comunque concluso. E poi... come si trova se adesso devo apportare e prendo l'aereo? Yes! Prendo l'aereo, vado là e non lo so, distruggo tutto. Prendendo i rivieni. Li mando tutti via però. E poi l'ultimo che mi ha truly broke my heart è... sono vista una lacrima. Juno Harm, che mi ero entusiasmata al massimo per cosa del pilota, i primi episodi. Il coso del pilota. Il episodio pilota. E dopo due episodi hanno cancellato. E io tipo, stiamo scherzando? No, dico, stiamo scherzando? Dopo due episodi me lo cancelli? Poi invece per fortuna hanno trasmesso tutta la prima serie, quindi vabbè, me la sono guardata. Però comunque mi ha... oddio, una serie che non hanno trasmesso, hanno cancellato proprio a nastro. Era quella di Delirium. Faceva cagare i sassi. Sì, ok, sì, ok. No, un attimo. Ok, ok. Che faceva cagare, ok. Però dai, dovevano fare
fare il film, ok, non hanno fatto il film perché volevano fare la serie TV. Mi fanno la serie TV e non me la fanno vedere. Sì, ma cos'è che era, scusa? Cioè, faceva schifo perché faceva un schifo. Sì, ma un libro meraviglioso non me lo possono rovinare così. Però almeno, almeno decidetevi, fate il film, ok, noi fan siamo felici, a posto. Sì, ma era colpa della Fox, perché tra l'altro hanno tirato fuori la scusa, cos'è che ha detto? Che il target a cui è rivolta la Fox e non c'entrava il target di Delirium. Allora che non mi tirino fuori il target, perché vado là e bastono tutti. Ti tengo a target e tu hai percepito. Esatto. Allora lo sai prima, cacchio, che non è il target giusto. E allora non fa il contratto. Xena? Brooke. Lei è Peter Mellark. No, aspetta, Peter non c'entra. Scusate. E ovviamente Tyrion, che piccolo fuori tema. E per me invece sono, cacchio, non parlo più, non trovo più una risposta. Ah sì, allora il dottor House, perché ogni volta che dico il dottor House, sì, è il dottor House, perché c'è solo lui che si fa il dottor House in vita mia. Il mio caro dolce carissimo Greg, per me sarà sempre Greg. Quindi tipo ho visto una volta un film e ho detto guarda, c'è il dottor House in TV, anche se non era il dottor House ma era il film del dottor House. Comunque e ovviamente Clark Kent di Smallville, per me quell'attore che non mi ricordo come si chiama, non so come si chiama. Si chiama Thomas Welling, può essere lui, penso, farà per sempre, non lo so, Clark Kent per me. Ah, Thomas Kent, sicuro, aiuto. E Buffy, Sarah Michelle Gellar, ha fatto anche il telefilm, com'è che si chiama, nuovo, che l'ha fatto con l'altro che fa un sacco ridere, che ha fatto anche Jumanji. Oddio, quello che ha dato delle idee fighe, non mi ricordo come si chiama, non mi piace tantissimo il telefilm. Comunque lei era Buffy, non era Sarah Michelle Gellar o come si chiama nel telefilm, era Buffy. E ovviamente Tyrion di Game of Thrones. Siamo poco fan di Game of Thrones. No, si vede neanche. Due, ossia Once Upon a Time, anche se devo ancora finire di guardare la seconda e la terza stagione, però solo per i 30 secondi finali. Esatto, non vedo l'ora. E poi Rain, Rain non vedo l'ora che torni. E beh, Once Upon a Time appunto per i 30 secondi finali della terza stagione, ormai è in quarta, hanno acciuffato tutti i possibili fan, sono tutti là a guardare, aspettare a settembre che arrivi. Ma poi, che arrivi chi? Che arrivi? Poi la terza stagione di Arrow, che aspetto moltissimo perché mi piace un sacco. Poi la seconda stagione di Under the Dome, che con la mia piaciuto stacchissimo il pilot, e con la mucca che mi è tagliata a metà, è il colpo di genio. Quindi la seconda stagione e sono scioccata. Io adoravo, quello vedo, te l'ho visto tipo 5 volte. Adori le mucche tagliate a metà? No, ma devi vedere la scena, una sgnoccata. E poi i telefilm nuovi. Ah, la mia parola è apertamente sgnocchero. Era una sgnocchera la scena. E i telefilm nuovi invece, The Flash, sì, che inizierà a settembre. No, il supereroe Flash. Ah. Game of Thrones. Ormai nulla mi potrà più scioccare. Dopo aver visto quello, potrete guardare qualsiasi cosa. Non sarete più scioccati da nulla, perché lì c'è tutto ciò che... Di tutto, proprio. Di tutto. Quindi, e di più, tranquilli. Tutti questi più. Poi, quando avete visto Game of Thrones, infatti ogni tanto uno mi dice ma vorrei guardare questo film, ma non so se è troppo forte. No problem. Sono già preparata. Quindi, sì, comunque sì, confermo Game of Thrones. Sono due e sono Walker, perché sinceramente, perché tutti quei combattimenti strafighi mi hanno fatto fare 4 ore di cartello. È pericolosa, state attenti. No dai, ero pericoloso. E poi Xena, perché beh, è stata la prima vera eroina femminile che mi ha fatto capire l'importanza del potere femminile. Con due dita Go Women riusciva a paralizzare una persona. No, troppo gnocca, veramente. Sì, non so quanto comoda stessi con il reggiseno di ferro. Dio, però sono dettagli. Beh, la vita secondo Jim, tutti in famiglia, e poi non tanto per idee, sono più scandalizzata con Malcolm, cioè erano folgorati, cioè, senti, di folgorati leggermente. Io vorrei mettere, cioè,
Non sapevo cosa fare, ridere o piangere o andarmene via. Comunque sì, queste tre, per adesso insomma, non me ne vengono in mente altre. Non guardo molti telefilm comici. Io qualcuno. Non sono tanto appassionata, cioè nel senso li guardavo perché c'era un TV. Io invece siamo con frequenza, seguo Baby Daddy, che è fantastico. E ogni volta piango per ridere. The Millers, lo stesso, come ho detto anche prima. E poi, che ho scoperto qualche settimana fa, non so perché non l'ho mai guardato, e Melissa and Joey, che l'attrice è quella che faceva Sabrina Vita la strega, che fa delle facce a volte che lei e anche Joey fanno delle facce che sono troppo da ridere, e quindi loro due, cioè la loro serie tipo. 1, 2, 3 Il mondo di Patty! Veramente ragazzi, fa talmente io vorrei fa piangere. Io vorrei consolare quello che l'hai ideato. Chiediamo la parentesi spagnoli. No, scusate, latinoamericani. Ok, vabbè. Comunque veramente è stata una... Proprio piange. Esatto. Ma la cosa brutta è che io la guardavo anche con frequenza. Cioè, io no, gli episodi anche proprio di brutto, sono guardare le stesse stagioni per un pezzo, poi ho capito cosa sto facendo e basta. Ti rendo conto che avrà sbattuto contro il muro, penso. Comunque, telefilm per piangere seriamente, Game of Thrones. Perché anche lì ci sono, vabbè, le scene dove ridi, le scene dove ti incavoli, le scene dove stai male, sei scioccato, però ci sono alcune cose che ti fanno veramente piangere, perché magari ti affezioni dei personaggi e così, senza darti un tantino di preavviso per prepararti psicologicamente, te li ammazzi in 4-4-8. Quindi se dovete ancora guardare Game of Thrones, non affezionatevi a nessun personaggio. Ve l'avranno detto tutti, quindi partite col presupposto che moriranno tutti. Quindi... diciamo che c'è parecchio... Uno vale l'altro, insomma. Non mi stupirei se domani mi uccidessero... Snow. Già sta. Appunto. Però, purtroppo, quelli che vorresti morti... Oh, cacchio! Non lo so, gli sono peggio dei gatti. Hanno più di 9 vite. Peggio di Vampire Diaries. Ecco. No, vuol dire... che finalmente dopo 4 anni è successo qualcosa che speravo dalla prima stagione. C'è un sacco di gente che vorrei vedere morta. Sono un po' come Aria, fa la lista, no? Esatto. Speravo che viene prima di dormire. La montagna è questo, quest'altro, è che palle. Esatto. Sperando anche che muoia, insomma, non so quante serie TV ci saranno. Quante stagioni? Quante stagioni ci saranno. Però veramente spero che alla fine qualcuno di quelli che odio muoia, perché sennò che palle, Non devi fare la compassa. Ma un po' di gente o muori tu, cara? Ma no, arrivi, metto un virus, faccio uno starnuto e uscito tutti. E poi un'altra serie TV un po' per piangere è The Vampire Diaries. Premetto che un po' meno nell'ultima stagione, perché appunto dopo tutto quello che è successo, a un certo punto, quando succede qualcosa di tragico, non ci stai male, perché tanto sai che tutto si risolve. Esatto. Allora, The 100, perché nonostante tutto è abbastanza realistica. Boia, cazzo! E l'aggettivo giusto, la serie più realistica, The 100, non fa una piega, guarda! I meccanismi basici della sopravvivenza umana. Non capisco. Tutto l'acqua. Gli atteggiamenti umani che non hanno senso, mi dispiace, non ha senso. Sì, beh. Non è un po' contrario anche io, perché io appena scesa andrei a cercarmi l'acqua. Sì, però come in treno andare a mangiare qualcosa, cazzo. Tutti gli altri, ma sì, parliamo la macchina. Che cazzo. Sono stati in carcere per un sacco di tempo. Tu non ti preoccupi perché stai là finché muori e non mangi la merda. Che allora cosa la prendiamo? Ma che cazzo. Per riflettere, allora The 100, poi The O.C. è una delle prime che ho guardato. Non l'ho seguita tutta, perché poi mi sono fermata, non ero molto costante nei telefilm, infatti quasi tutti li guardavo così ogni tanto. E poi, vabbè, Gossip Girl, per la sua assurdità a volte. Sì. Un po' ti fa capire che... sì, insomma, se sei qualcuno, basta che schiocchi le dita, è tutto quello che vuoi, se non sei nessuno. Puoi anche urlare, sbattere, uccidere tutti, ma... muori solo. Non gliene frega niente a nessuno. Così, mi è piaciuta comunque come serie. Quella l'ho seguita tutta. Me la sono... stava finendo l'ultima stagione. L'ultima
La sesta è l'ultima. Esatto. Che è uscita. E io me li sono riguardati in 2 settimane tutte quante. Ho proprio fatto un mega recupero. Cacchio. Sì. Per me invece la cominciamo con le cose più serie, che sono The Black Box, che è un telefilm che è cominciato un mese fa, neanche. E perché parla appunto di questa dottoressa che però soffre di una malattia mentale. E se non mi ricordo neanche qual è, perché veramente. Però appunto questa dottoressa si occupa di curare le malattie mentali tipo Alzheimer e via dicendo. E poi Dio sì, anch'io. E, sì, anche appunto perché c'è Ryan che è un ragazzo solo, povero, e viene accolto da questa famiglia, esatto, dai Coen, e quindi non lo so, mi ha fatto un po' riflettere. Pretty Little Liars. Non so neanche perché mi faccia riflettere, forse perché certe volte è proprio disturbante come serie TV, non lo so. Questi continui stalker di sto A, A, okay, che manda inquietante. Sì, anche perché, sì, è uno stalker. E concludiamo in bellezza con Malcolm. Perché mi fa riflettere, perché sono veramente disturbati. Adesso c'è il bambino, che non so quanti anni era, piccolo, che è veramente folgorato come pochi. C'è, poi c'è Mike, vabbè, forse il più sano, sano tra virgolette. Reese, che è più soprattutto stupido. Soprattutto fa riflettere che sono veramente genitori. Madonna, i genitori. La madre che è senza, veramente senza vergogna. Il limite della solità, perché ti fa ridere. Però ti fa anche riflettere, che porca miseria. Aiuto. Allora, quando ho pianto, gli ultimi che mi ricordo è stato The Vampire Diaries, Star-Crossed, anche perché era finito, quindi un po' la delusione di non poter più seguire, e poi The 100. The 100 mi ha commosso in più di una volta, cioè più di un episodio ci sono delle cose veramente commoventi. Io piango un sacco ultimamente, non so, forse sarò quasi, non lo so, meno pausa. E Arrow e... soprattutto la seconda stagione mi ha fatto piangere un sacco di volte. Come tu prima, Nikita, ho sentito poi un episodio che sono rimasta sconvolta, non lo dico perché sconvolgerei anche voi, però sconvolta. Poi Grey's Anatomy, soprattutto l'ultima stagione, soprattutto l'ultima, oh mio Dio, parlare Grey's Anatomy e parecchie volte e Supernatural, in particolare ieri, e, ma anche in passato. Super che faccio un andirivieni un po' proficuo. Però vabbè, saranno messi d'accordo, credo. Però sono loro, perché se salvano sempre, che sempre sono la mia ship preferita, cazzo. E quindi sono fantastici. E poi abbiamo, anzi, Agents of S.H.I.E.L.D. della Marvel, la serie ispirata ai film della Marvel. Fantastico. Ho pianto quando ho scoperto una cosa scioccante. Molto scioccante. E poi ti spoilerò. No, ho scoperto che c'era uno che era uno dei miei preferiti. 1/1, anche la time. No, c'era un personaggio che in realtà era un cattivo. Mi ha smonato tutto il telefilm, cercala. Vai amico, vai amico. E poi in realtà era un pezzo di merda. Che schifo. Quindi guarda, ti fanno un po' di merda. Mi sono messa a piangere. Così prendere il televisore. Ok, non mi invio. E poi Revolution, quando è morto, non dico chi, cazzo. Vabbè, i primi episodi questo, beh no, era la fine del primo episodio. Comunque, e Revolution per parecchie cose. E infine, quando ho finito, Revenge,
in particolare 2 settimane fa. Ecco, non spoilerarmelo perché devo ancora vederlo. No, l'ultimo, visto la terza stagione e basta. È morto qualcuno? Boh! Ok, abbiamo pensato, siccome abbiamo un sacco di telefilm, di aggiungere 2 o 3 domande così che ci tenevamo a dire qualcosa in più. Esatto. Cose. Game of Thrones. Game of Thrones. E questo dice tutto. Io credo che sia il telefilm che abbiamo nominato di più in questo video. Giusto un paio di volte. Se non l'avete ancora capito, siamo fan di Game of Thrones. No, veramente, questo è stupendo. Fantastic! Brianna, perché è una donna con le palle. Letteralmente, no, letteralmente. No, diciamo proprio di no. Perché se lo senti, viene a casa tua e non so cosa ti combina, io non ci sarò comunque. Un'altra con le balle è Mary Stuart di Rain, che all'inizio telefilm era tanto dolce, tanto ingenua. Buona. E verso la fine è veramente, adesso non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Ha cominciato ad essere più cattiva. Ha imparato i trucchi al mestiere dalla regina. Anzi, l'ha superata, direi anche. Yeah, sì. Poi c'è Clark di The 100. L'ultima è Emily Thorne. Fantastic, Amanda Clark. Esatto. Veramente, anche quella. Cioè, sono tutte donne con le balle, praticamente. Cioè, proprio sono loro veramente forti, non sono le classiche donnette. Esatto. Nulla in contrario contro le donnette. Sono due donnette. Però insomma, mi piacciono da matti. Comincio io. Allora, come lei, Brienne, fantastica. Emily Thorne, fantastica. Poi abbiamo Piper di Streghe, fantastica, la mia idola da sempre. Non è super fantastica? Ah, super fantastica. Ciao, cazzo, devo aumentare qualcosa. Lei è Piper e Piper è Piper, ragazzi. Guardate Streghe. E l'ultima, che è una scoperta, beh, non è recente in realtà, sono da questo due. Felicity comunque di Arrow. Perché è dolce, divertente, un po' lucroica, un po' tutta... Come te, insomma. Esatto. E quindi Felicity. Ah, e poi ovviamente Xena, perché è il top del top del top del top del top, stanco fino al grattacielo. Xena e basta. Allora, personaggio femminile che odio con tutto il mio cuore è Cersei di Game of Thrones. Veramente, io vorrei trasferirmi dentro al telefilm con una pistola, perché ormai con la spada non sono capace. Però. La pistola lancia fiamme, bazooka, no? Pistola, giocare! Mitra lì! Esatto, non dire il mitra, ma non veniva! Sì, comunque con il calamito. L'artiglieria pesante. L'artiglieria pesante e farla fuori. Lei e pur suo padre, perché... E pur suo padre! Il personaggio maschile che odia è Murphy di The 100. Guardare per credere. Lo voglio morto. E invece maschile, a questo punto, Slade di Arrow. Allora, colonne sonore. Allora c'è questa che io la amo e chi come me guarda Game of Thrones non può non cantarla. Vediamo un piccolo assaggino. Poi c'è un'altra sigla che mi piace,
inizialmente era così. Since Mary, Queen of Scotland, was a child. Che poi si è trasformata in... E io mi chiedo, perché avete tolto la voce? Era così bella. Sono rimasta scioccata perché l'avevo già imparata a memoria, quindi quando guardavo la sigla io ripetevo praticamente. E quindi un giorno parto a parlare e c'è qualcosa che non va. Allora, per me invece, allora, io non ho per me cosa non è la sigla in realtà. Io non ho una sigla, cioè nel senso, non... Ah, vabbè, è bella la canzone di Game of Thrones, all'inizio la guardavo sempre, anche la ballavo. Poi insomma, dopo 4 stagioni ho un pochino capito come funziona la canzoncina. No, hanno messo dei nuovi posti. Perché tu non segui, però in questa stagione hanno tolto dei posti e ne hanno aggiunti di nuovi. Vabbè, c'è. La prossima volta guarderò. La guarderò lunedì. Però invece ho una canzone che ho nel cuore, che è la canzone che fanno durante l'ultimo episodio, durante il finale di stagione di Supernatural, che fanno il riepilogo della stagione, e quindi io quella volta che la sento mi emoziono. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Per adesso è tutto, alla prossima, alla prossima, ciao a tutti!